3 anni non ti erano venute le mestruazioni. La droga le blocca, mi spiegavi. Ma dopo 4 mesi senza eroina ti sono tornate. Me l'hai detto abbracciandomi con gioia così vera e con voce così forte al bar di via Coppino. La signora, portandoci i bicchieri, avrà pensato che per stavolta non m'ero inguaiato. La signora che ci prendeva in giro, che diceva che avevi 15 anni, così tu le hai fatto persino vedere i documenti, quasi 22. La signora che il giorno di te morta, appena sul selciato, a pochi metri dal bar, mi ha visto e me l'ha letto in faccia e mi ha chiesto lo stesso, non è mica la ragazzina che veniva qui con te? Oddio, oddio. Hai 22 anni e mancata una settimana. Eppure io ti ho veduta serena, sgranare gli occhi belli di nocciola puntandoli nei miei, anche il colore degli occhi abbiamo identico. Rideva tutto il tuo viso di bimba furbetta e il torbido sembrava andare via. È accaduto, io ti ho vista vivere. Sia maledetto il braccio che ti ha risospinta sotto. Va bene, basta adesso. Fuga, fuga! Scrittori in fuga, col cranio fracassato, a Porta Palazzo, dolcezze di agrumi, su camion da Sicilia oppure odore capri, anacapri, cardi, anacardi, cardinali, addolcire con prati verdi, aiole, linee austere, palazzo madama e madamine, corrusche, con le occhiaie interminabili, malati terminali, agonia di granchi nelle umide casse al mercato del pesce, bianche trombe scosciate majorette dalla collina in primavera, effluvio d'erba cipollina con matte castagne, d'autunno viale Tovez, salesiani e albergo a ore con cioccolatini mattutini. Quando Corso Regina, nero e giallo come il culo di una vespa, punge e muore, sotto il tailleur metamorfosi a rovescio, la farfalla si imbruca e si inlarva e si ignora la signora sul 16 che sfreccia nella cosiddetta feccia senza torinesi a bordo. Era un dolce ricordo, una sera in via Bologna l'amica non resisteva più e accovacciata, rimboccata, smutandata davanti a un Fiat Fiorino fa pipì. E la superga del festante coro lascia un nuovo decoro ai castellani buoni che osservano lo spazio che si incurva dalla mole giù giù fino ai murazzi, luccicanti di scagli, roteanti, luci azzurre con profumo di lustre conchiglie da cui Venere incompresa nasce al prato di via Artom con saggezza di condom, al meglio che non coglie nessun film per via Roma griffata di stronzette, l'angoscia è un'onda immonda che lo afferra e lo circonda minacciosa e gli manca qualcosa, Torino laboriosa, Torino volontaria che toglie anche l'aria, amore mio. L'amore è sempre un gesto inconsulto, talvolta anche un insulto. Torino che non svela, Torino che querela, Torino è una candela precaria. Quando il sole la pulisce quasi più non riconosce le sue luci intubate nel falso, cortese, galante, gentile e dura e fredda, col guanto, col fucile, col torbido dei preti, con la disperazione dei poeti e delle troie annegate in buonismo e cioccolate da baratti scandalosi, tra parenti fastidiosi e inquietanti presenze ed eminenze. Mimetici avvocati, annotati, annotai, bottegai arricchiti, analfabeti, devoti, ma soffia un vento che consola, intermittente, arginando il terrore lungo un viale ossidato d'argento, fottuto di tristezza, seduto su una panca di piazza Statuto, dove tutto sembra chiuso, si riapre, si scioglie, all'improvviso sorride, lo accoglie, così riprende fiato, così, grato di gioia, riprende la fuga, la fuga. La fuga. Dollaro Dio, crepa per noi. Allah Dio, crepa per noi. Euro Dio, crepa per noi. Yahweh Dio, crepa per noi. Potenti di tutte le religioni, crepate per noi. Potenti di tutte le banche, crepate per noi. Santi criminali, crepate per noi. Beati imbecilli, crepate per noi. Maschio Dio, crepa per noi. Vergine Dea, crepa per noi. Arcangeli delle armi, crepate per noi. Troni e dominazioni, crepate per noi. Sacri Vangeli del potere, crepate per noi.
Epistole dell'ipocrisia, crepate per noi. Timore nostro, crepa con noi. Vigliaccheria nostra, crepa con noi. Sia vituperato e maledetto in ogni momento il nostro umile, inutile lamento. Porco, porco, porco il potere, re dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della sua boria. Ci danna, ci danna, ci danna uccidendo ogni sogno. Agnello di Dio, sgozzato in ogni parte del mondo, non avere pietà di nessuno. Agnello di Dio, sgozzato in ogni parte del mondo, togli a noi questa pace di morte. Figli nostri, che state sulla terra, riprendete il vostro nome, abbiate la vostra libertà, come in cuore, così nelle mani. Cancellate ogni debito e fate che a nessuno manchi il pane quotidiano. Cadete nella tentazione di liberarvi dal male, vivete ogni amore, non possedete altro mai che la vostra meraviglia. Amen. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scrocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo la colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt di discount da 1 euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo. Ma pazienza, lui passa. Noi per mano, noi, tu. Tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Ti ho vista ieri da lontano, da giù, tu lassù, sul balcone del settimo piano. Curavi con le mani delicate una piantina delicata in un vaso. Eri dolcissima, i capelli, le spalle, le braccia, il gesto. Ti ho amata di amore tenerissimo, di amore vero, che nessuno, né tu né altri, potrà capire, ma ho capito io, che per sempre sarà l'unico amore possibile con te, da lontano, perché se mi incontri mi mandi via e dovrò portare con me fino alla morte il dolore del tuo irrimediabile, inaccettabile, straziato rifiuto. Ma la smettete una buona volta di scrivere sulle scatole dei biscotti quanti ne devo mangiare e con che cosa per una buona, sana, gustosa, equilibrata colazione. Ma saranno ben cazzi miei quanti biscotti mangio. Oltretutto non vi conviene neanche dal punto di vista commerciale, perché ne mangio sempre almeno il doppio. E quindi, se seguissi il vostro consiglio, voi dimezzereste con me le vendite. Ma forse la questione è più profonda. Forse la maggior parte della gente vuole intensamente ciò che io da sempre aborro: ricevere ordini, sottomettersi a regole, fare la volontà di qualcun altro. E così, dopo la morte di Dio, fiat discount voluntas tua.